E se invece avessi un amante tedesco? Lo faresti felice. Agnes, ma che piacere, che bella sorpresa. Come state? Claude, mi trovo benissimo, tutti e due. Oh, merci. Siamo appena tornati da Agadir. Una vacanza? Beh, in parte. E quando mai Claude riesce a distaccarsi dai suoi affari? E neppure da te, a quanto pare. Sono le mie cose più care. Non me l'aspettavo che venissi anche tu. Non fraintendermi, voglio dire che è una bella sorpresa. Mi è venuta all'improvviso una grande nostalgia della mia città. E come l'hai trovata? Ti ha deluso, no, eh? Neanche Parigi è più quella di una volta. Le cose cambiano. Un mio amico, appena sbarcato dall'aereo, ha detto: io vedo solo fumo, Francoforte e Gasson. È tardi, direi di muoverci. Sì, è vero. Tenga. Chi ci sarà? Ah, saremo in molti, hanno aderito tutti all'incontro. E tu che farai, tesoro? Non preoccuparti, non credo proprio che soffrirò di noia. Vai a caccia di ricordi nella tua vecchia città. Comprerò una guida. Ormai per me è tutto nuovo. Chissà se ritrovo ancora qualche amico. Goethe, per esempio, no? Già, ma lui si ricorderà di me? Per favore, signori, cerchiamo di andare avanti. Non divaghiamo, è tardi. Come dicevo, per Monsieur Beaufort non è tanto l'ammontare degli investimenti che conta, quanto invece l'ubicazione dei punti di produzione della merce. Un investimento in Francia sarebbe del tutto antieconomico, ora come ora. Le cifre parlano chiaro, avvocato. Le ripetiamo ancora una volta. Se siamo qui è per risolvere il problema. Altrimenti è inutile continuare a discutere. Il signor Beaufort è disposto ad arrivare a un compromesso per cercare di venirvi incontro. Il capitale del mio cliente è depositato attualmente in Francia. E noi conosciamo l'attuale politica, certo, economica del governo francese. Esattamente, comprendiamo le difficoltà del signor Beaufort, avvocato. Ma la nostra comprensione non giustifica un tracollo economico. A noi conviene produrre in un paese meno caro, Hong Kong, Taiwan, Singapore, e abbiamo i mezzi per farlo. Mentre il signor Beaufort non li ha, essendo soggetto al veto del suo governo. Ecco perché un compromesso è necessario. La desiderano al telefono, credo sia sua moglie. Pardon? O telefono può. Capisco, se ma non vedo come questo compromesso possa essere formulato. Merci, merci. La nostra proposta è questa. La produzione verrà scissa in due fasi. Chiedo scusa, signori, mi assento un attimo. È mia moglie. Prego. Dunque, signori, la prima fase, quella concernente la fabbricazione di moduli da assemblare, potrebbe svolgersi in qualche paese dell'Oriente. In tal caso la preferenza andrebbe a Taiwan. Completata la produzione a Taiwan, secondo la sequenza operativa che troverete qui riportata in cifre romane da 1 a 12, si passerà alla seconda fase, il montaggio che avverrà in Francia. E le spese di trasporto? Costerebbe molto meno che spedire a Taiwan nostri operai specializzati. E per fornirvene le prove ho preparato una serie di preventivi. Potete esaminarli con calma e confrontarli con le vostre cifre. Prego, signor Horst. Grazie. Grazie. Ecco lei. Torno subito. Oui. Sì, oui. Ma dove sei? Quando? Ah, io non capisco. All'hotel? Oui. Claude, che c'è? Che cosa è successo? Un po' d'acqua, la prego. Subito. No, aspetti. Torni qui, la prego. Ma che cos'ha, Claude? Agnes, l'hanno rapita, l'ho saputo adesso. Come? Chi è che l'ha rapita? Non lo so, delinquenti. Crede che si presentino per nome? No, avvocato, perdoni, scusi, ma... Non sono offeso, Claude. Volevo solo avvisare che la riunione è rimandata. No, non dica loro che cosa è successo. La prego, nessuno deve sapere. Ma che dirò? Mi accompagni all'hotel. Gli dica solo di aspettarla. Va bene, ma dovrò giustificarla. Dirò che ha ricevuto una brutta notizia da Parigi. No, anzi, dirò che si tratta dei suoi affari. No, 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 questo... E allora che dico? Inventi, dica quello che vuole. Io devo tornare all'hotel. Devo aspettare che Agnes mi telefoni, capisci? Però cerchi di restare calmo. Mi aspetti, torno subito. Che cosa gli hanno detto esattamente? Chi? I rapitori. È mia moglie che ha telefonato. Come, Agnes che le ha detto di essere stata rapita, non uno di loro? Lei sì. E mi ha detto che avrei trovato all'hotel una sua lettera di spiegazione. Se avviso la polizia, quei banditi la uccideranno subito. È stata chiara, ha detto che sono organizzati e che se chiamerò la polizia la troverò morta.
Claude. Claude, mon bon ami. Le retour a Francoforte fu 3 ore. Mi scusi, le traduco. Mio caro Claude, il mio ritorno a Francoforte è stato molto breve e purtroppo spiacevole. Mi hanno rapita e per rilasciarmi pretendono un riscatto di 3 milioni di marchi. Mon ami, se jamais, dice, mi uccideranno. So che lo faranno, è gente senza scrupoli. Mi uccideranno se non pagherai. So che penserai a uno scherzo, ma ti assicuro che purtroppo non lo è. Se informerai la polizia, Claude, mi uccideranno senza pietà. Non farlo, ti prego, rischio la vita. So bene di poter contare su di te, ma sono lo stesso molto spaventata e spero solo che non mi facciano del male. Mi hanno detto che il riscatto dovrà essere pagato in biglietti usati di piccolo taglio. Dove dovrai consegnare il denaro e a chi, ti verrà detto per telefono. Quindi rimani nell'hotel e non parlare con nessuno. Ti amo, Agnes. È la sua calligrafia? Sì, è la sua. Non capisco perché. Che vuol fare, Claude? Ma come? È chiaro che pagherò. Devo salvare mia moglie. Chiami la polizia. Ma cosa vuole, che la faccia uccidere? Non può piegarsi a quei criminali. È in gioco la vita di Agnes. Possibile che non lo capisca? Altro che, capisco benissimo. Ma lei vuole lasciare veramente simili criminali indisturbati a fare il proprio conto? No, gliela farò pagare, dovesse costarmi tutto il resto della vita. Ma solo quando riavrò Agnes. La polizia potrebbe fare qualcosa. Certo, lo sa anche lei. Io purtroppo non ho appoggi qui in Germania. Senta, lei non potrebbe far condurre un'indagine? Sì, in maniera discreta, senza coinvolgere la stampa, con ogni precauzione, voglio dire. Sì, posso farlo. Lei si rende conto, vero, che Agnes è tutto per me? Lo so, sì. Vada alla polizia, gli dica di aprire un'indagine, ma con discrezione, mi raccomando. Lei non viene? Io devo aspettare qui che Agnes mi chiami. Avrei un amico, un detective privato, anche molto in gamba. Non le sembra il caso che lo chiami? Ma a che scopo? A quella lettera, ad esempio. Qualcuno l'avrà infilata sotto la porta. Lui potrebbe indagare e chiedere se qui... In questo paese non conosco nessuno. Faccia lei quello che crede, purché la vita di Agnes non sia in pericolo. Vado là e che dovrei fare? Niente, lo sorvegli. Però ti devi muovere, perché... Sì, d'accordo, ho capito. E poi mi conviene. Se proprio devo scegliere, io preferisco passare il mio tempo ad annoiarmi in un lussuoso albergo per 400 marchi. Che ammuffire in questo buco. Ho l'impressione
Anzi, no, più che l'impressione, la certezza quasi matematica che Beaufort sia sorvegliato. Esempio, un uomo al suo arrivo gli ha scattato delle foto. E tu potresti scoprire a chi serviva una sua fotografia. Com'era quell'uomo? Indossava un giaccone e aveva la barba. Lo riconoscerò fra mille, vero? I rapitori hanno lasciato a Claude una lettera. È chiaro che hanno un complice all'interno dell'albergo. Se tu ti trasferisci là e tieni gli occhi aperti, puoi scoprire. E allora speriamo almeno che sia una cameriera. Ti do la mia parola che le perquisirò una per una. Joseph, ti prego di ricordare che si tratta di amici miei. E quindi è un caso che ti tocca personalmente. È questo che lo rende divertente. Buongiorno. Buongiorno. Lei non sa leggere? Questo parcheggio è riservato solo alle auto di servizio. Infatti io sono in servizio. Se ho capito bene, lei e il suo cliente avreste lasciato la signora alle 10:30 e la telefonata sarebbe stata fatta alle 14. Sì. 3 ore e mezza dopo. Cosa ne dice lei, commissario? Per prima cosa, secondo me deve esserci uno almeno nella banda che conosce il francese, è chiaro. Altrimenti non avrebbero potuto controllare ciò che la signora diceva in quella telefonata. Seconda cosa, il luogo dove la tengono nascosta deve trovarsi nei dintorni del Reno. È improbabile, infatti, che nell'arco di soltanto 3 ore e mezza si possa rapire una donna, portarla in un nascondiglio molto lontano, poi obbligarla a scrivere al proprio marito una lettera e infine recapitare di nuovo la lettera all'albergo. Ma non è detto che l'abbia scritta per forza dove la tengono nascosta. Dove allora? Ma cosa vuole che ne sappia io? Vada avanti. Infine, i banditi conoscevano il luogo in cui Beaufort si sarebbe trovato in riunione a quell'ora. È il numero della stanza d'albergo. Possono benissimo averlo saputo direttamente dalla signora. Avvocato, mi pare indispensabile un colloquio con Monsieur Beaufort a questo punto. Ci servono delle informazioni sulla moglie per aprire il caso. Gliele posso fornire io. È nata a Francoforte. Il suo cognome da ragazza è Mahler, ha 42 anni. Vive in Francia ed è sposata con Beaufort da 18 anni. Non hanno figli. I genitori sono morti da molto tempo. E non mi risulta che in Germania abbia altri parenti, solamente amici. Avvocato Renz, non capisco perché Monsieur Beaufort si neghi ad una collaborazione diretta con noi. Ha paura di eventuali conseguenze, la moglie è in pericolo di vita. È chiaro che in un sequestro vietino contatti con la polizia, sulla minaccia si fonda un rapimento. Solamente in 2 casi su 100 questo può essere realmente pericoloso. Sono dati molto confortanti, ma purtroppo il mio amico non ha 100 mogli. Se lui si rifiuta di collaborare con noi, mi trovo costretto a declinare ogni responsabilità, avvocato. Ogni responsabilità? Almeno una non la può declinare. Quella del posto che occupa. Un momento, fermo. Questa auto è mia. È in sosta via Zeta. Ci sto andando via, andiamo. Per favore, agente, glielo dica lei. Senta, io l'avevo avvertita prima, questa è zona riservata. Va bene, ho capito, ma la faccia sganciare, vado via immediatamente. Ormai è troppo tardi, tenga, può ritirarla entro le 8. Ma dove me la portano? La macchina mi serve. Alta, aspetti, aspetti, si fermi. Senta. Che lusso. Desidera altro, signore? Questo è un frigo bar, se non sbaglio. Sì. Ci sono noccioline? Certamente. Ok, allora non mi serve altro. Ah, un momento. Molte grazie. Prego. Avanti. Allora, la polizia preferirebbe svolgere apertamente le indagini del caso, con l'aiuto della stampa e della televisione. No. Che cosa hanno intenzione di fare ora? Beh, per il momento si metteranno in contatto con la polizia francese. Vede, pensano che i rapitori abbiano programmato il piano prima del vostro arrivo a Francoforte. Forse addirittura a Parigi, capisce? Ma se sono francesi, perché non l'hanno rapita a Parigi allora? Evidentemente i marchi gli faranno più gola. E oltretutto non è detto affatto che siano francesi, ma solamente che forse potrebbero aver avuto qualche complice in Francia. Sì, questo è possibile, certo. Hanno chiamato? No, niente.
Io prenderò il primo aereo per Parigi. Vorrei pregarla di una cosa. Può rimanere ad aspettare la telefonata. Parte per Parigi, perché? Per prendere i soldi. Non può farseli trasferire qui in assegno. Si vede che non conosce la burocrazia francese. E poi io non ne posso più di stare qui seduto con le mani in mano. E oltretutto trasferire un capitale all'estero non è uno scherzo. Ne abbiamo parlato tutta la mattina, ricorda? Ma ora si tratta di un caso di assoluta emergenza. Ah sì, è chiaro. Ma proprio perché non c'è da perdere tempo, è bene che mi presenti personalmente al Ministero delle Finanze. A che ora parte? Prendo il volo dalle 21:20, devo andare via subito. Se vede che quest'uomo la segue, se dovesse incontrarlo anche all'aeroporto, non si preoccupi. È il mio amico, il detective. La chiamo da Parigi domani. Se dovessero telefonare, che cosa devo dire? Quando tornerà? Quando avrà pronti i soldi? Domani sera al più tardi. Au revoir. Buona fortuna. E avrò bisogno, merci. Pronto? Pronto? Sei tu, Agnes? Chi è? La sua carta d'imbarco, prego. Passi pure. La sua carta, signore. A lei, prego. Passate, signori, prego. Anche lei. Signore, un momento, la sua carta d'imbarco, prego. Ah, sì, subito. Ce l'ho in tasca. Mi scusi, sa, ma ho sbagliato la tasca. Va bene, senta, intanto che la cerca, si sposti però. Faccia passare gli altri, per favore. Sì, prego. Avanti un altro. Il suo passaporto. Il suo, prego. Pronto? Sei tu, Agnes? Sì, sono Renz. È a Parigi a prendere il denaro. Hai capito, Agnes? Non ti sento. Claude è a Parigi a quest'ora. È partito questa sera e ha pregato me di rimanere qui a aspettare la tua telefonata. Dimmi, stai bene, Agnes? Piangi, perché? Claude non poteva disporre qui in Germania di 3 milioni. Faglielo capire. Deve discutere personalmente la questione col ministero, ma gli avrà quei soldi. Non preoccuparti, non possono negarglieli. Ma no, Agnes, non devi aver paura. Andrà tutto a posto. Claude tornerà... Agnes. Agnes. Agnes! Avete localizzato da dove proveniva la chiamata? Io ho cercato di tirare in lungo. Sì, grazie.
Avanti. Beh, allora? Avevi ragione. Qualcuno l'ha seguito e ha preso l'aereo per Parigi anche lui. Sono passato anche alla polizia. Si faranno dare la lista dei passeggeri e controlleranno se c'è il nome di qualche pregiudicato. A cosa stai pensando? Al controllo telefonico. Allora hanno chiamato? Sì. E alla centrale di polizia hanno appurato che la chiamata è stata fatta a Bodenrot da una cabina telefonica. È un paesino del Taunus. E la tengono nascosta laggiù? Ah, in questa storia ci sono troppe cose che non quadrano. Beaufort che vieta alla polizia un intervento di qualunque tipo e di punto in bianco si precipita a Parigi. I rapitori poi, che hanno tutta l'aria di essere francesi, vengono fino in Germania a fare un sequestro. E Agnes? Tu la conosci bene, Dieter? Quello che so è che lei e Claude sono sposati da quasi 20 anni e che è sempre innamorata di lui. Piaceva anche a te. Può andare? Da dove arrivi? Parigi. Dichiara nulla? No. Vada. Prego, avanti. Qualche difficoltà per ottenere il denaro? No. E non è niente affatto normale che sia così facile. La polizia tedesca si era messa in contatto con quella francese, lei lo sapeva? Certo, l'ho suggerito io. È probabile che i rapitori vengano da Parigi, Claude. Venissero pure dall'inferno, non voglio tra i piedi la polizia, avvocato. Ma era d'accordo che fosse al corrente? Già, purché non intervenisse. Ma se lei ora gli vieta qualunque tipo di indagine, perché avremmo fatto la denuncia? Pronto. Agnes, ti è bien? Oui, oui, j'écoute. Mi dia un foglio. Oui? Oui. Hegelsbach. Wilburg. Oui? Oui. Agnes. Devo partire su un aereo da turismo domani alle 11 da Hegelsbach in direzione di Wilburg. E il denaro, sistemato in due sacchi, verrà lanciato dall'aereo. I rapitori di Agnes si metteranno in contatto via radio su una frequenza che mi verrà poi comunicata. 3 ore dopo il lancio Agnes verrà rilasciata, se non ci saranno incidenti. Altrimenti... La polizia non deve sapere una parola di questo, è chiaro? La polizia sa già ogni cosa, il suo telefono è sotto controllo. Non avevano il diritto di farlo. Sono io che l'ho autorizzati. Non è stato lei a dirmi di fare ciò che avrei ritenuto più opportuno? La cosa più opportuna per lei in questo momento sarà quella di dire loro di non muoversi. Sono stato chiaro? Posso capire che lei sia molto teso. Questo però non le dà il diritto di parlarmi in questo tono. Pardon. Io decollo solo se ho l'autorizzazione della polizia. Ma la polizia è d'accordo. Devo avere un ordine scritto. Non si preoccupi. Quei delinquenti non hanno scappi. Se nell'attimo esatto in cui lanciamo i sacchi comunichiamo alla polizia il luogo del lancio, nel giro di 5 minuti quelli avranno almeno 3 elicotteri addosso. No, qui è pericoloso. È un po' strano, però, che non abbiano calcolato un rischio del genere. Il luogo del lancio però noi non lo sappiamo. Non esiste uno spiazzo che non possa essere circondato in 5 minuti in questa zona. Aspettiamo e vedremo. Ma perché il signor Matula da solo? Ci vuole anche un agente con lui. Oltre il pilota c'è posto solo per 2. Potrebbe usare uno dei nostri elicotteri. Non farò un passo finché avranno la signora Beaufort nelle loro mani. Un nostro elicottero li seguirà. Così allarmerà i rapitori. C'è questo rischio, sì.
Monsieur Beaufort, che pretende? Che non facciamo niente? Così poi la gente penserà che rapire una persona sia come comprare un chilo di patate. Io parlo a nome di Monsieur Beaufort e lui non è d'accordo. Se lei vuole intervenire comunque, la responsabilità sarà unicamente sua. E se per questo a Madame Beaufort accadesse qualcosa, come la metterà con la sua coscienza? Se comunque le accadesse qualcosa e noi non avessimo fatto nulla per salvarla, cosa direbbe lei allora? Mi risponda, avvocato Renz. Lei conosce le decisioni del mio cliente. Sapere cosa avrei deciso io se fossi stato al suo posto non sarebbe di aiuto a sua moglie. Delta Alfa Novembre India Foxtrot, vi ascoltiamo. Dirigete la rotta in direzione nord-nord-ovest. Ripeto, nord-nord-ovest. Delta Alfa Novembre India Foxtrot, ricevuto, nord-nord-ovest. Si avvicini più a terra. Ancora di più. Si abbassi, è un ordine, deve esserci Agnes qua sotto, la voglio vedere. Delta Alfa Novembre India Foxtrot, vi ascoltiamo. Di fronte a voi c'è un prato attraversato da un torrente, sul margine del bosco. Lì avverrà il lancio. Tenetevi pronti. Ripeto, il lancio avverrà sul prato. Scendete di quota. Tenetevi pronti al lancio. SN90, qui Delta Alfa. Ehi, ma che fa? Ma è impazzito! Eravate avvertiti, niente polizia. E quando do ordini sono abituato ad essere obbedito. L'avverto che le costerà caro. Ma quanto vuole aspettare? Senta, sono già le 10 di sera ora. Il lancio dall'aereo è avvenuto a mezzogiorno. E i rapitori avevano dichiarato che avrebbero rimesso in libertà la signora 3 ore dopo il lancio, alle 15 esatte, quindi. Lei non crede che se avessero voluto rilasciarla veramente, sua moglie a quest'ora sarebbe già qui? O se non altro le avrebbe almeno telefonato? Aspettiamo ancora, la prego. Se non avremo ancora notizie per le 8 di domani mattina, allora farà quello che vorrà. Passando subito alla notizia ai giornali, con una foto magari. La potrebbero pubblicare sull'edizione di domattina. Agnes non tarderà ancora. Non può, capisci? Non può. Vorranno altri soldi, ecco. Devo tornare in albergo. Se è così, mi cercheranno là. Chi è?
Ah, è lei. Venga, entri. Aspetti un momento. Prego. Sa perché sono qui, non è così? No, davvero. Mi era parso invece che lei avesse capito tutto questa mattina a bordo dell'aereo. Il rapimento di mia moglie è stato in realtà solamente una montatura, ecco, un'invenzione. Dovevo poter disporre in Germania di valuta francese per poter concludere un affare. E così ho inventato un... com'è che dice l'avvocato Renz? Oh sì, ecco, un caso di assoluta emergenza. E mi è riuscito. Solo che adesso mia moglie è sparita. Avrebbe dovuto trovarsi oggi alle 3 su una strada di campagna, fermare il primo che capitava e quindi farsi accompagnare al più vicino commissariato. Poi avrebbe raccontato la solita storia, che era stata rapita e che tutto il tempo aveva tenuto gli occhi bendati e così via. Ma se tutto quanto fosse andato bene, Agnes dovrebbe essere qui da ore. C'è la possibilità che sia fuggita con i soldi, non le pare? Oh, no. Io non ho il minimo dubbio su di lei, mi creda. Ho paura che... debba esserle accaduto qualcosa, mi capisce? Forse la polizia l'ha trattenuta. La polizia ancora non ha nessuna notizia di Agnes. Io ho paura, capisce? Di aver perso i soldi? Ma cosa vuole che mi importi? Io voglio Agnes. Non mi abbandonerebbe mai. Ho paura che le sia successo qualcosa. Dov'è stata finora sua moglie, lo sa? Sì, era in un piccolo albergo poco frequentato nel Taunus. Ecco, Hotel Rotherskreuz, l'indirizzo è qui. Si è fatta passare per Irene Siberbauer, un falso nome. Non ha telefonato? Ah, sì, ho chiamato più di una volta, ma lì mi hanno detto solo che Irene Siberbauer era partita stamani, come erano i nostri piani, infatti. Aveva un'auto? Sì, una macchina presa a noleggio con targa tedesca. E una radio, naturalmente? Certo, sì. Cioè, montata sull'auto? No, un apparecchio portatile. Lei vuole che io vada a cercare sua moglie, così? La prego. Mi riporti Agnes. Renz sapeva di questa storia? No. Io... vede, lui è nostro amico da molti anni e così non ho avuto il coraggio di confessargli che noi lo stavamo ingannando. Non glielo dirà neanche ora? Ma che importanza può avere se lui... Oh, ne ha molta per me. Perché? Lui è l'unico che possa dirmi se infrangerei la legge indagando su sua moglie e tenendo all'oscuro la polizia. Ma che cosa c'è di illegale nell'indagare sulla scomparsa di una persona? Non le garantisco di mantenere il suo segreto in eterno. Per favore, non capisce che sarò finito in Francia se questa storia si verrà a sapere? Sarei suo complice, se ne rende conto. Ma no, andiamo, che cosa c'è di illegale se cerco mia moglie e per questo l'ho assunta? Beh, sì, ha ragione. Parta subito, per favore. Per il suo onorario stabilisca lei il prezzo. Ha una foto di sua moglie?
Ma senta, gliel'ho già detto ieri pomeriggio, lei può stare tranquillo. Certo che pagheremo la sua rata. Avrà confuso le date di scadenza. Sono cose che capitano, mio marito di solito è puntuale nei pagamenti. Certo, stia tranquillo che è l'ultima volta che capita, si fidi di me. Da domani le garantisco che non ci saranno più ritardi. Scusi, ora c'è un cliente. Appena torna mio marito la faccio chiamare senz'altro. Grazie, arrivederci. Buongiorno. Buongiorno, cosa desidera? Una birra e un'informazione. A lei. Conosce questa donna? Mai vista. La guardi bene. Ah, sì, ma non era pettinata in questo modo. Chi, signora? Chi non lo era? La signora Silbelbauer? Sì, ma è partita ieri mattina. Cosa voleva da lei? Ah, io niente. È il marito che vuol sapere che fine ha fatto. Perché? È scappata di casa. E lei chi è? Sono un detective privato. Un detective? C'è scritto qui. Io so solo quello che le ho detto. La signora è partita ieri, verso le 10. È arrivata in compagnia? Da sola. Ha visto qualcuno? Non mi pare. Ha fatto amicizia con i clienti? Lei vuol dire il cliente, ce n'è uno solo. Il signor Schulz è un piazzista di macchine agricole. Cerca di vendere trattori nelle fattorie qui intorno. E lui ha fatto amicizia con la signora Silbelbauer? Ma, beh, sì, l'altra sera hanno cenato insieme a quel tavolo giù in fondo. Hanno bevuto molto e scherzavano insieme. Hanno dormito ciascuno nella sua stanza? Sì. Ne è sicura, sul serio? Beh, non lo so, non potrei giurarlo. Il signor Schulz è qui da molto? No, da martedì. È arrivato insieme alla signora? No, lei è arrivata circa un'ora dopo di lui. Ah, ho capito. Salve. Carl, sai, questo signore è un detective. L'ha mandato qui il signor Silbelbauer per venire a cercare sua moglie. È scappata di casa, vero? È partita ieri. Noi non sappiamo altro. E cosa ha fatto durante questi giorni? Beh... Solo passeggiate e nient'altro. Non ha fatto telefonate? No, no, neppure una. Non da qui, comunque. In ogni modo, sono cose che non ci riguardano. Noi ci facciamo i fatti nostri e basta. E fate molto bene. Conservate questa buona abitudine. Vedo che vi aiuta negli affari. Thank you.
Avanti. Buongiorno. Claude. Che c'è? Non si sente bene? No, è che non ho chiuso occhio stanotte. Io devo chiederle scusa, avevate ragione voi. Lei, la polizia. Ma che importanza ha ormai? Ha detto alla polizia di procedere con le indagini. Non serve a niente. È la sua opinione. Conosco Agnes. Se non le fosse successo qualcosa, sarebbe già da ieri qui con me. E l'ipotesi del suo amico Matula è a dir poco assolutamente assurda. Sì, ha parlato con Matula. Stanotte, che gli ha detto? Senta, io non ne posso più. Avverta la polizia, faccia tutto quello che vuole. Basta che Agnes ritorni, non mi interessa nient'altro. Mi costasse altri 3 milioni, non importa. Voglio mia moglie. Mi aiuti. Non le sembra che sia l'ora di raccontarmi la verità? Non ha ancora capito. Ho intuito. Ma non basta, è necessario che io sappia tutto. Vede, io sono suo amico, sì. Ma anche il suo avvocato. E di questo ha bisogno ormai. Cosa diavolo fa? Le pulisco il pneumatico. Oh. Di chi sono queste foto? Di una mia amica. Fa lo striptease. Vuol prendermi in giro? Lei è un poliziotto e cerca la signora Silbernag, lo so. Silbel Bauer. Insomma, è la stessa, no? Quello che posso dirle io è che era molto nervosa. Lei non lo dava a vedere, ma io non sono un idiota. Vede, io le capisco queste cose. Sì, in commercio, imparare a distinguere le reazioni della gente è fondamentale. Certo. Sa che impressione mi ha fatto? Di una che ha qualcosa da nascondere. E il fatto che sia scappata dal marito conferma che avevo ragione. Le ha detto qualcosa in particolare? Ma... ha notato niente di strano in lei? Sì, l'accento con cui parlava. Io avrei giurato che veniva dalla Francia, sa, ci sono stato una volta. Ma quando le ho chiesto, signora, lei è francese, vero? Lei mi ha detto di no. Non è strano? Già, sì, è strano. E l'orologio? Voglio dire, tutto quello che aveva addosso, scarpe, borsa, abiti, quello che indossava, insomma, era il classico abbigliamento di una donna di ceto medio venuta qua giù tra i boschi a farsi una vacanza. Ma l'orologio no. Io me ne intendo, sa. Ho al polso un cronometro che è un gioiello d'orologeria, vede? Accidenti. Lo sto pagando a rate, 5.000 marchi. Ma non vale nemmeno la metà del suo. Un orologio come quello della signora è un'opera d'arte. Lasciamo perdere gli accessori. Dov'era lei ieri mattina? Avevo capito che c'era qualcosa sotto. Lei sospetta di me. Ma perché? È successo qualcosa alla signora? Non lo so, è solo sparita. Lei sta mentendo. Se davvero non le fosse successo niente, lei non avrebbe avuto motivo di chiedermi dove ero ieri mattina. Perciò, se lei accetta di dirmi che cosa è realmente accaduto, io accetto di dirle dove ero ieri mattina. Quando una persona sparisce, ci sono solo due spiegazioni possibili. Cioè? O la persona ha deciso di scomparire dalla circolazione per motivi suoi personali, o qualcun altro ha deciso di farla fuori. E se fosse stata ammazzata, l'indiziato sarei io, non è vero? È stata qui con lei fino a ieri. E avete cenato insieme la sera prima. Bene. Ieri mattina ho fatto il solito giro. Da Kunzmann, da Stöttmer e da Wunderlich. Però quanto tempo ci ho impiegato, questo non me lo ricordo. Quindi le potrebbero fornire un alibi. Ha un percorso fisso, immagino, nei giri che fa. E usa l'auto? Certo che uso l'auto. Crede che girino in aereo i rappresentanti? Sarebbe un po' costoso, oltre che poco pratico. E non ha per caso notato un aereo ieri, mentre faceva i suoi giri? Aspetti, un aereo da turismo, intendo, che volava a bassa quota. Aspetti, mi pare, sì. A che ora?
Mezzogiorno. E non ha notato se per caso da quell'aereo venisse lanciato giù qualcosa? No, me ne sarei accorto. Veramente? Certo, a me non sfugge niente. Accidenti, fuori fa un freddo. E ora perché pulisce la mia macchina? Non so, anche con la mia l'ha fatto. Gli interessano le automobili. E che sta cercando? Prova a chiederglielo. Buongiorno. Buongiorno, avvocato Renzi. E Matula dov'è? Non ne ho idea, perché? Ha telefonato allo studio lasciandomi detto che stava venendo qui da voi con delle prove che voleva sottopormi. Se ha richiesto il suo intervento avrà paura che quelle prove possano essere usate contro di lui. Improbabile. Oppure contro il suo caro amico francese. Comunque si accomodi pure, avvocato Renzi. Salve. Buongiorno. Vorrei pregarla di far esaminare questo terriccio. Contiene frammenti di piante. Vorrei sapere a che specie appartengono e in quale zona abbiano il loro habitat naturale. A che scopo? Prima vorrei parlare con il mio avvocato, cioè l'avvocato della persona che mi ha assunto, al quale vorrei esporre certi inaspettati sviluppi del caso. Dai, muoviti. Io suppongo che il signor Matula abbia delle ragioni fondate per richiedere un esame di laboratorio su quel materiale. Anche se non è disposto per ora a chiarircele. Noi non siamo al suo servizio. Ma potrebbe trattarsi... Potrebbe trattarsi di omicidio. Prego. Va bene, vediamo. Portala giù in laboratorio. Potrei sapere chi sarebbe stato ucciso. La signora Beaufort, immagino. La mia per ora è soltanto un'ipotesi. Solo il risultato dell'analisi la potrà confermare. Oppure smentire. Perché non si decide a dire la verità? Dove crede che la tenga nascosta? Nella tasca destra oppure in quella sinistra? La sto ancora cercando. Vede, ci sono delle tracce di fango assieme a frammenti vegetali. Perciò io direi che senza dubbio si tratta di poligonacee acquatiche. Probabilmente una specie comune di ninfea o comunque di pianta acquatica. Una vegetazione di questo tipo è comune ovunque ci sia presenza di acqua. Sulle rive dei laghi, paludi, stagni. Ah, grazie, è quello che volevo. Niente, buongiorno. Basta, spegnete i motori.
Grazie, Katia. Prego. Una birra. E anche una grappa, ne ho bisogno. È ridotta a una maschera di fango. Ed era uno splendore. Chi? La signora Silberbauer? Hanno agito in due. Già, uno ha portato la macchina verso il lago, mentre l'altro, dovrei dire l'altra, guidava la seconda macchina. Allora, questa birra. E a strangolarla chi sarà stato? Certo, un uomo. Quanto dura l'agonia quando si muore strozzati? Io ho fatto il sub, posso trattenere il fiato 100 secondi. Ma una persona normale quanto ci impiega a morire se le viene impedito l'afflusso di ossigeno al cervello? Me lo dica lei. Oppure lei, perché era lì, non è vero? Già, ma forse non ha contato i minuti. Solamente i soldi. Fuori di qui. No. Gli affari andavano male, vero? Clienti pochi e debiti molti. Finché una bella mattina non arriva una signora che si comporta molto stranamente. Qualcuno spia tutte le sue telefonate e la segue quando esce in macchina. Un bel giorno spunta un aereo e dal cielo cominciano a piovere soldi. Una vera manna. Ed è così semplice prenderli. C'era anche lei o suo marito è venuto a chiamarla dopo per farle prendere l'altra macchina. Lei l'ha minacciato, aveva una pistola. C'erano in ballo 3 milioni, è logico che avesse una pistola. Ma lui gliel'ha tolta e per poterla strangolare in tutta calma le ha sferrato un colpo in testa. Se avessero lottato lui sarebbe ferito, non lo è. Non è legittima difesa. Si tratta di un omicidio premeditato, senza la più piccola attenuante. L'avete ammazzata a sangue freddo. Non c'è clemenza per voi. Sapete, siete fortunati che il giudice non sia io. Dove sono i soldi? Non li troverete mai. Comunque non le serviranno a niente. Non riuscirà a spenderne un centesimo. Né ora, e neanche a 80 anni. Se anche non creperete in prigione, la polizia vi terrà sott'occhio giorno dopo giorno. E non appena metterete un dito su quei soldi, tornerete a marcire in galera. Basta. Abbia pietà. Anche lei vi ha chiesto pietà prima di morire? Ma già, come avrebbe potuto con la gola stretta fra le sue mani? Ehi, no! Fermo! Lei amava sua moglie. Come ha potuto coinvolgerla in una simile follia? Era stata lei. Io non cerco giustificazioni, mi creda. Era stata sua l'idea. Lei amava ogni tipo di rischio. E anche io. Non era rischioso abbastanza esportare clandestinamente 3 milioni dalla Francia? C'era sembrato che sarebbe stato un gioco divertente. Ma ha messo come posta la vita di Agnes. E ha perso tutto.